effetti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Si distinguono a Piazza Affari il settore materie prime, più 1,18%. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore chimico, meno 3,00%. Sui livelli precedenti lo spread si mantiene a più 158 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,92%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania ha annunciato il dato sull'indice ZEF, pari a meno 21,4 punti. In Unione Europea, pubblicata la produzione industriale con valore pari a 0%. I mercati sono in attesa dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. In Italia domani i mercati sono in attesa dei prezzi al consumo. Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13,096,5 punti.